Germania, Finlandia e anche la Slovenia hanno fornito alcune informazioni ma non hanno chiesto l'utilizzo della clausola. Lo ha sottolineato lo stesso ministro dell'economia e delle finanze Piercarlo Padoan al comitato Schengen e ha anche stimato che con l'aumento dei flussi migratori la spesa perché quest'anno ha valutato in 3 miliardi e 300 milioni di euro salirà a 4 miliardi nel 2016. Il differenziale fra la spesa sostenuta negli anni 11-12 e negli anni in cui si è manifestata l'emergenza umanitaria è pari in termini cumulativi a circa 4 miliardi di euro, quindi noi valutiamo in 4 miliardi la spesa cumulativa ad oggi. Le risorse disponibili in bilancio per i prossimi anni consentono di sostenere un livello di intervallo paragonabile a quello del 2015 e questo è quello che chiamiamo scenario costante, cioè assumiamo lo scenario 15 come lo scenario, diciamo, finale che viene proiettato nel tempo, ma questa è una proiezione conservativa. Nella prospettiva dell'acuirsi della crisi, che sembra l'indicazione che proviene dalle analisi internazionali, si determinerebbe l'esigenza di ulteriori fondi. Nel caso in cui la presenza nelle strutture di accoglienza nel 16 registrassero lo stesso incremento osservato dal 14 al 15, il cosiddetto secondo scenario di crescita, la spesa complessiva ammonterebbe a poco meno di 4 miliardi nel solo 2016.